Si è riunita a Varese l'Assemblea Plenaria del CALRE, la conferenza delle 74 Assemblee Legislative Regionali d'Europa. 2 giorni di lavori nelle sale di Villa Ponti per confrontarsi su alcune delle sfide europee attuali, come il dopo Brexit, la sfida dell'immigrazione, il federalismo finanziario e la sfiducia verso le istituzioni europee. La sfiducia dei cittadini sta crescendo. 10 anni fa, ben oltre la metà dei cittadini europei, nella gran parte degli stati europei, vedeva l'Europa come una prospettiva positiva. Oggi purtroppo è il contrario, sono solo 2 paesi europei in cui oltre il 50% ha un giudizio positivo, ci sono paesi come l'Italia dove 2/3 hanno un giudizio non positivo sull'Europa. E dunque, se non vogliamo perdere questa che è stata la strada che ha garantito 70 anni di pace e di prosperità in Europa, al contrario di quello che è avvenuto con 2 guerre mondiali nei decenni precedenti, dobbiamo rifondare l'Europa partendo dal basso, partendo dalle regioni e dai territori. Durante l'ultima sessione dell'Assemblea plenaria sono stati conferiti i premi Stelle d'Europa per le assemblee regionali che più di tutte hanno reso visibile l'impatto positivo delle istituzioni europee. Per il 2014-2015 il premio è andato a Friuli Venezia Giulia, Vallonia e, con un progetto comune, Galizia e Azzorre. Successivamente è stato eletto il nuovo presidente dell'Assemblea CALRE, Durán Sánchez, presidente del Parlamento dell'Andalusia, che sostituirà Raffaele Cattaneo dopo i suoi 2 anni di presidenza. Le tengo que decir que en primer lugar siento una enorme satisfacción y un enorme orgullo, fundamentalmente por poder contribuir a seguir el trabajo que han venido desarrollando presidentes que me han antecedido en este puesto. El último, el presidente Cattaneo, que ha hecho un grandísimo trabajo junto con su equipo, y tengo el interés y tengo la intención, fundamentalmente también, de que esa contribución llegue con más nitidez a la ciudadanía. In questi 2 anni abbiamo, nel primo anno, sviluppato una rete di rapporti alla scala globale con altre associazioni simili, per esempio l'Associazione dei membri dei parlamenti degli Stati americani, le associazioni dei membri dei parlamenti regionali in Asia, e abbiamo messo a tema il ruolo della rappresentanza regionale nel mondo. Quest'anno ci siamo concentrati sull'Europa e con questa assemblea, in qualche modo, idealmente passo il testimone, perché il mandato statutario termina qui, non può più essere rinnovato, al Presidente dell'Andalusia, che verrà eletto questo pomeriggio, perché la voce delle regioni in Europa sia sempre più forte. Questo è stato il filo rosso di questi 2 anni, ricostruire l'Europa partendo dall'idea originaria dei padri fondatori, un'Europa dei popoli e delle regioni, non dei governi nazionali e delle burocrazie.